Inaugurazione della nuova stagione del Castello Malgrat, apre oggi con una mostra particolare, col naso all'insù. Con il naso all'insù, sì, guardiamo il cielo, guardiamo le stelle, guardiamo di notte, guardiamo di giorno, ci sono tante cose da vedere lassù e quest'anno abbiamo deciso di collaborare con il Polo Astronomico di Alpette, un'eccellenza del nostro territorio, che ci ha fornito sia della documentazione sia dei materiali, dei telescopi veri e propri per poter far conoscere questo mondo anche ai non addetti ai lavori. Una mostra fatta non per addetti ai lavori appunto, ma per chi vuole avvicinarsi alla storia del cielo, dello spazio in generale, anche per i bambini. C'è un percorso specifico ad altezza di bambino vero e proprio, quindi i pannelli sono posizionati in modo tale che i bambini non si debbano far prendere in braccio, ma riescano a vedere il pannello che dà informazioni soprattutto sui pianeti, sul nostro sistema solare. Una mostra particolare, ma è solo una del ricco programma Castello Malgrat. Sì, quest'anno un programma ricchissimo legato alla manifestazione, alla mostra in sé. Abbiamo nello specifico due appuntamenti, due venerdì sera, il 21 e il 28 di giugno. Il 21 sarà possibile un'osservazione presso l'osservatorio di Alpette attraverso la prenotazione, attraverso il numero dell'osservatorio, mentre invece il 28 di giugno l'osservazione avverrà dal Castello Malgrat. Sarà possibile vedere sia dei pianeti sia la Luna, ma sarà possibile anche durante le domeniche pomeriggio vedere il Sole attraverso l'utilizzo di telescopi specifici che attraverso giusti filtri permettono di vedere questo mondo luminoso che è il Sole. E poi una rassegna musicale importante, quest'anno quattro appuntamenti, il pianoforte e i suoi amici, il pianoforte è il protagonista. Partiremo con l'11 di maggio, a seguire il 18 maggio e poi due appuntamenti a giugno, l'8 e il 15. Tutti sabati sera, tutti alle ore 21, con ingresso gratuito, ingresso libero. Partiremo l'11 con un concerto con l'antenato del pianoforte e con il clavicembalo. Poi passeremo ad un duo pianoforte-violino, poi ad un gruppo, ad un coro arte musica accompagnato al pianoforte e concluderemo il 15 di giugno con il concerto delle Non Ensemble, una formazione di 5 elementi che intervallano ecco, il pianoforte con i suoi amici flauto, oboe e clarinetto. Questo è solo l'inizio della stagione perché poi ci saranno tanti altri eventi che andranno fino alla chiusura, ma magari li diremo più avanti. Ricordiamo gli orari di apertura. Certo, tutte le domeniche pomeriggio dalle 15 alle 19, l'ingresso gratuito, si potrà visitare sia la mostra appunto di cui abbiamo parlato, sia la visita guidata al Castello Malgrat.